intervenuti alla conferenza stampa che ha ad oggetto praticamente la parlo io prima, non bene. Certo, assolutamente sì. L'adeguamento, ammodernamento, messa in sicurezza della pubblica illuminazione della città etiopea, un intervento oltremodo necessario per una serie molteplice di ragioni che vanno dalla sicurezza pubblica. I pali e i corpi illuminanti erano in una situazione ben oltre la fatiscenza. A volte alla fatiscenza, no, la fatiscenza era una conseguenza anche della inadeguatezza, della vetustà delle installazioni, che oltre a non rispettare l'ambiente, quindi lampade ai vapori di mercurio, non erano nemmeno tecnologicamente efficienti ed efficaci rispetto a quella che è la richiesta, delle varie, realtà comunali. Quindi attraverso questo intervento, apro una parentesi, apro e chiudo una parentesi, ovviamente la città non è stata inerte fino ad oggi, abbiamo negli anni messo in atto, negli ultimi 3 anni messo in atto una serie di interventi significativi che hanno riguardato sia la riqualificazione di aree della città, penso per esempio a uno degli ultimi interventi che ha riguardato via Coniglio Crigna e viale Tondo, parcheggio dell'isola e altre aree che sono state riqualificate anche con impianti di alta qualità e con lampade di qualità, quindi l'amministrazione si è data da fare. L'intervento di cui oggi parleremo è un intervento complesso che riguarda tutta la città di Tropea, che ci vincolerà al nuovo nostro partner City Green Life per la durata di 9 anni, che è la durata del contratto, e che, come diciamo, gli aspetti tecnici, poi ne parleranno meglio i tecnici, ci consentirà di adempiere a quelli che sono dei obblighi, se non propriamente giuridici, quantomeno morali, di un contenimento serio, significativo delle emissioni di CO2, quindi un abbattimento significativo di linee di inquinamento alle quali bisognava dare risposte con comportamenti concludenti. Ci consente quindi di riqualificare e mettere in sicurezza l'impianto di pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale, ci permetterà di dare un colore uniforme alla luce alla pubblica illuminazione della città, e questo in linea con le politiche di questa amministrazione volte al miglioramento dell'immagine di una città che vuole imporsi anche in un mercato internazionale del turismo, oltre che ovviamente che dare risposte ai nostri concittadini che da anni chiedono interventi su situazioni che, come detto in precedenza, a volte rappresentavano dei veri e propri rischi attentati alla pubblica incolumità. Stavo aggiungendo prima, poi mi sono perso, che un obbligo dell'amministrazione, se non propriamente giuridico, quantomeno morale, rispetto a un percorso intrapreso, mi riferisco sia al percorso con la FE, intrapreso con la FE, che è l'organismo internazionale che poi attribuisce ai comuni rivieraschi la bandiera blu, sia con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, che sono entrambe molto impegnate nelle politiche ambientali. Quindi, in linea con quello che è il nostro programma, abbiamo messo in atto, abbiamo quindi realizzato, concretizzato un obiettivo importante, strategico, che ci consentirà di migliorare la qualità della vita sia
dei residenti che dei turisti. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e di essere qui presenti, quindi cedo la parola al responsabile di City Green Light dell'intervento. Sì, grazie Sindaco e grazie soprattutto ai tecnici che collaborano col Sindaco, perché poi alla fine l'attuazione di certe iniziative a volte, non dobbiamo dimenticarlo, passa anche dagli uffici tecnici oltre che dalla parte politica e amministrativa. Volevo iniziare con una parola della quale magari si sente spesso parlare negli ultimi anni, che è la parola sostenibilità. Anche le Nazioni Unite hanno dato l'input entro il 2030 a enti pubblici e a società private di raggiungere 17 goal, dei quali ogni tanto sentiamo parlare sui media, ma per i quali il raggiungimento deve passare attraverso poi delle azioni concrete recepite dalle amministrazioni e dagli enti locali, che possono poi con strumenti pratici mettere in atto quelle azioni necessarie per raggiungere alcuni di questi obiettivi e di questi target. In ambito risparmio energetico, che è uno degli obiettivi che le Nazioni Unite hanno imposto come da prefissato da raggiungere emissioni zero entro il 2030, è chiaro che un'amministrazione, un ente pubblico, e di questo l'amministrazione del Comune di Tropea è stata avvezza, devono esserci delle soluzioni che amministrativamente parlando siano snelle, tecnicamente parlando siano associate a delle società che hanno un know-how tale e delle spalle anche dal punto di vista finanziario abbastanza grandi per poter mettere in campo gli investimenti necessari per raggiungere questi obiettivi. E lo strumento della convenzione Consip è assolutamente uno strumento che permette in tempistiche veramente brevi di mettere in atto quelle azioni necessarie per poter raggiungere questi obiettivi nei tempi prefissati e soprattutto molto prima nel caso del Comune di Tropea, che ha aderito con tempi abbastanza brevi rispetto all'avvio della convenzione disponibile su questo lotto, che è il lotto 10 Calabria, Basilicata e Puglia. Quindi un plauso a questa amministrazione, perché con questa convenzione che durerà 9 anni, che consentirà, al di là di quanto ha giustamente sottolineato il Sindaco, di rendere le strade più sicure e più vivibili per i cittadini con un'uniformità e un'uniformizzazione del colore della temperatura di colore dell'illuminazione, permetterà al Comune di Tropea di avere un impianto moderno ed efficiente. Un investimento che cuberà circa 1 milione di euro, che sarà messo in campo nei primi 6 mesi del contratto, che lo ricordiamo è iniziato il 1° dicembre del 2021, quindi una garanzia che possiamo dare che entro l'estate i cittadini del Comune di Tropea e soprattutto i numerosissimi turisti che vengono qui e che riconoscono in Tropea, borgo più bello d'Italia, un luogo di assoluto rilievo dal punto di vista turistico, potranno godere dei benefici che, già girando anche per il centro storico oltre che nelle periferie, permetteranno di godere di questa qualità di illuminazione maggiore, questa maggiore sicurezza, e soprattutto magari se ne renderanno un po' meno perché sono meno visibili all'occhio umano, ma li abbiamo già concordati col Sindaco e con gli uffici, una serie di interventi che, come dicevo prima, sono un po' più nascosti all'occhio umano, ma sono interventi importantissimi dal punto di vista dell'adeguamento normativo in termini di sicurezza. Sostegni che verranno sostituiti laddove ammalorati, quadri elettrici che verranno messi a norma, patti di linee con un grado di isolamento adeguato che verranno sostituite, e una serie di iniziative anche sull'illuminazione artistica, della quale abbiamo già approntato e che contribuiranno ulteriormente a rendere ancora più bella questa perla di città, che per noi, per City Green Light, è veramente un onore, al di là del business che giustamente facciamo, perché non siamo una società di beneficenza e questo è chiaro, però al di là di questo è veramente un onore poter gestire una città come Tropea, che va ad aggiungersi comunque alle altre 200 città che abbiamo in gestione su tutto il territorio nazionale, e che permette a City Green Light di essere il primo operatore in Italia interamente privato, interamente italiano, dal punto di vista dei numeri, dei punti luce gestiti e dei comuni in gestione. Lascio la parola al collega Antonio Lucchino per degli aspetti un po' più tecnici calati, e vi faremo poi vedere già i risultati video che è stato possibile già appurare in questi primi giorni di attività del servizio, perché noi siamo partiti il 1° dicembre e il servizio è iniziato subito con le attività di startup e di investimento.
i primi risultati, i primi benefici ve li mostreremo già oggi con dei reperti fotografici e video che già permettono di capire e di appurare qual è la direzione verso la quale il comune di Tropea ha deciso di andare. Grazie mille per la vostra disponibilità. Cristian Valerio. Dimentichi la cosa. Intanto, oltre a ringraziare ovviamente gli uffici che hanno lavorato alacremente su questo tema, consapevoli quindi della gravità della problematica, ben conosciuta dai miei concittadini, la situazione degli impianti e del pericolo, oltre che dell'inadeguatezza, era oltremodo conosciuta, quindi c'era veramente una situazione che ti imponeva di andare avanti a passo spedito. E aggiungo che l'intervento praticamente è finanziato con dal risparmio energetico, quindi il comune di Tropea non mette un euro sul tavolo, anzi, negli anni avrà dei benefici che via via col passare del tempo si andranno a incrementare in modo significativo. Quindi non c'è una spesa reale. O per meglio dire, la spesa è compensata dal risparmio energetico che ovviamente la società City Green Light, che diventa quindi un partner strategico della città di Tropea e quindi anche per noi è un punto, diventa la società un punto di riferimento che ci accompagnerà da oggi a 9 anni in questo processo di trasformazione che sicuramente avrà anche una serie di ulteriori, vedrà una serie di ulteriori iniziative, ovviamente legato a quello che è un concetto complesso di smart city. Aggiungo che oltre all'intervento sulla la pubblica illuminazione sono previste una serie di azioni che hanno a che vedere con l'ambiente, che vanno dal monitoraggio della qualità dell'aria piuttosto che alla stazione meteorologica, quindi che verrà installata in modo da dotarci di uno strumento per superare i problemi determinati dai siti che praticamente ci vedono ogni volta in allerta rossa quando qua c'è il sole. Ecco. Quindi anche quello potrebbe essere una situazione che tramite un nostro apparato potremmo quantomeno contenere. E quindi noi confidiamo, questo lo voglio sottolineare, su quella che sarà il supporto che un'azienda come City Green Light potrà dare a Tropea in questo suo proposito di miglioramento della qualità della vita dal punto di vista delle politiche green e di sostenibilità. Scusatemi per l'interruzione, per l'intervento. Grazie Sindaco, salve a tutti, sono Antonio Lucchino, sarò responsabile di commessa per quanto riguarda il servizio di pubblica illuminazione sul Comune di Tropea. Mi unisco ovviamente ai motivi di orgoglio del collega ingegnere Valerio sul servire questa meravigliosa città. Gli interventi, come ha detto anche il Sindaco, saranno molti, saranno guardando tutto il territorio e guarderanno anche tutte le componentistiche degli impianti. Intanto ora faremo una presentazione, diciamo, dell'azienda, molto velocemente un video di presentazione dell'azienda e poi scorrere in maniera altrettanto veloce quella che è la presentazione del servizio Luce Consip sul Comune di Tropea. Il servizio Luce 4 è una soluzione innovativa che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni per promuovere l'efficienza energetica nella gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Il servizio Luce 4 si articola in quattro segmenti specifici, a seconda delle necessità di ogni amministrazione, ai quali si aggiungono tutti i servizi tecnici di supporto e di assistenza. Il servizio Luce A, che offre la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura dell'energia elettrica necessaria ad alimentarli. Il servizio semaforico B, che offre gli stessi servizi di luce A, specificatamente per gli impianti semaforici. Il servizio Energy Management C, che permette di realizzare interventi di riqualificazione energetica degli impianti, ma soprattutto di gestire in maniera innovativa e puntuale il monitoraggio dei consumi e il controllo dei risparmi energetici, il tutto attraverso la collaborazione e la certificazione di Enea. Il servizio Smart City D,
che consente di predisporre tutti gli impianti sistemi affinché si possano integrare con tutte le soluzioni che fanno riferimento al concetto di Smart City, come ad esempio la regolazione del traffico. I vantaggi per le pubbliche amministrazioni sono chiari ed importanti. Innanzitutto, la rapidità di avvio e realizzazione dei lavori, poiché attraverso la convenzione CONSIP è possibile prevedere la messa in opera in massimo 4-6 mesi. Poi, una fondamentale garanzia del risparmio energetico, attraverso il sistema di certificazione e controllo sviluppato da Enea, con il programma PEL, Public Energy Living Lab. C'è anche un'importante semplificazione della gestione degli impianti, attraverso l'integrazione delle strutture e i relativi lavori di messa a norma e adeguamento tecnologico. Infine, la sostenibilità ambientale, attraverso l'uso di apparati pensati per il risparmio energetico e le basse emissioni di CO2, usando energia rinnovabile certificata e lampade in linea con i più avanzati requisiti di rispetto del territorio. Per aderire al servizio Luce 4 servono pochi e semplici passaggi. Inviare al fornitore City Green Light, che gestisce 90 comuni e 400.000 punti luce, la cosiddetta RFT, richiesta preliminare di fornitura, non vincolante e non impegnativa per l'amministrazione. Prevedere con il fornitore dei sopralluoghi la supervisione di funzionari dell'amministrazione. Approvare insieme un piano tecnico-economico. Formulare l'ordine comprensivo di esiti del sopralluogo e del piano tecnico-economico. Cedere il carico degli impianti al fornitore all'atto della sottoscrizione del verbale di presa in consegna. Ecco, questo breve video insomma spiega quanto sia stata lungimirante la scelta del Comune di Tropea nell'aderire alla convenzione CONSIP, e ora nel concreto andremo a vedere quello che sarà il servizio luce sul comune e quello che saranno gli interventi che presenteremo. Intanto complimenti per la bellissima immagine, che questa è un'immagine favolosa che oggettivamente lascia a bocca aperta. Ci dovete pagare. Quasi quasi. Quindi qua appunto si spiega che il servizio luce CONSIP è attivo sul Comune di Tropea dal 1 dicembre 2021 con una serie di servizi. La City Green Light ovviamente è il principale operatore privato in Italia nel settore della pubblica illuminazione, ed è partecipato dai primari investitori nazionali e internazionali, specializzati proprio in progetti di efficientamento energetico, quali il Fondo FIE, che è il Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica, il Fondo Margaret e la Banca Europea per gli Investimenti. Abbiamo anche un quarto soggetto, che è il soggetto GEMMO, che è in uscita ora dal 31 di dicembre, per cui rimarranno solamente nel boarding solo i fondi di investimento. Attualmente la società gestisce più di 650.000 punti luce in tutta Italia e in oltre 140 comuni. I servizi che offre ovviamente su larga scala, l'abbiamo visto sul servizio di precedente, ma oltre all'illuminazione urbana, monumentale e ambientale, abbiamo servizi di energy management, di riqualificazione energetica, riduzione dei consumi energetici, interventi di smart city e controllo remoto, quindi sistemi di telecontrollo, connettività, piattaforme per servizi a valore aggiunto, ovviamente la gestione degli impianti semaforici qualora il comune ne faccia richiesta, con il famoso servizio luce B, la progettazione dei servizi tecnici, il sistema informativo e call center già attivo per esempio sul Comune di Tropea dal 1 di dicembre, il censimento degli impianti già fatto, operazione già fatta qui sul comune, la redazione e l'aggiornamento del PIC e del PUT. Poi abbiamo anche altri tipi di interventi che vanno più sul discorso smart, e quindi appunto lo smart parking, la micromobilità, la ricarica dei veicoli elettrici, e l'analisi dei flussi a supporto del PUMS, che potrebbero essere anche interessanti per realtà a forte impatto turistico. Ovviamente l'azienda, anche in altri comuni italiani, gestisce gallerie con illuminazione, ventilazione, antincendio, automazione, videosorveglianza. E grande aspetto, che prima il sindaco appunto precisava, è l'attenzione all'ambiente, perché una particolarità del servizio Luce 4 è quella proprio di fornire l'energia agli impianti pubblici di illuminazione al 100% da fonti rinnovabili. Quindi abbiamo, oltre che l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche il monitoraggio ambientale e la rilevazione degli elementi illeciti di pericolo in situazioni di particolare sensibilità.
strettamente collegate a questi, ci sono anche le sorveglianze e di sicurezza. Questi sono ovviamente tra i principali clienti di City Green Light. Ovviamente abbiamo segnalato quelli che sono un po' i comuni più importanti che attualmente gestiamo, fra poco metteremo anche quello di Tropea ovviamente. E qui fa un po' quello che ha già anticipato il collega ingegnere Valerio, che è un po' quello l'obiettivo della convenzione Consip e Civitas Luce 4, che è uno dei primi modelli di contratti verdi, cosiddetti appalti pubblici verdi, che stanno andando avanti Consip insieme al Ministero dell'Economia, insieme al Ministero dell'Ambiente. Questi sono, diciamo, tutta la serie di servizi che il Comune di Tropea ha aderito mediante la convenzione Consip, e oltre ovviamente alla fornitura di energia elettrica, che sarà in capo ovviamente a City Green Light, abbiamo anche tutta la riqualificazione a LED del 100% dei punti luce tradizionali con lampada a LED, un canone, come anticipava il sindaco, che sarà sempre discendente di anno in anno, perché ovviamente la particolarità di questa convenzione è proprio quella di dare dei vantaggi tangibili e già concreti dal primo giorno di servizio. Abbiamo ovviamente previsto, come in altri comuni, il telecontrollo di tutti gli impianti, perché il comune di Tropea ha aderito, così come gli altri comuni, al progetto PEL, che è il progetto nazionale di un portale nazionale, una piattaforma nazionale, dove confluiranno tutti i consumi e i dati degli impianti pubblici di illuminazione dei comuni italiani. È un mega progetto che servirà appunto per fare delle ricerche e delle analisi su quello che è il fabbisogno energetico a livello nazionale, quindi delle infrastrutture, soprattutto gli enti locali. Ovviamente il servizio di pubblica illuminazione prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria, e come diceva prima il sindaco sul vantaggio economico, abbiamo la condivisione dei certificati verdi al 50%. Quindi il Comune di Tropea avrà concretamente dei vantaggi economici a bilancio per mezzo della condivisione dei certificati verdi. Abbiamo detto già che la nostra fornitura sarà di energia fornita appunto e certificata verde. Abbiamo il call center attivo 24 ore al giorno, che a differenza del Servizio Luce 3 appunto ha la caratteristica di essere attivo H24. Il servizio Energy Management, che consentirà agli uffici di essere supportati su tutti gli interventi che poi negli anni si svilupperanno sull'efficientamento energetico, un portale web dedicato con delle credenziali apposta per gli uffici, l'assistenza alla relazione alla regione del PIC e la riqualificazione e illuminazione artistica degli edifici storici di rilievo, che è un po' quello che anticipavamo. Poi nel tempo ragioneremo su quelle che sono le tantissime bellezze di questo posto e studieremo la soluzione migliore che possa renderla ancora più bella. E in ultimo il servizio di Smart City, che dicevamo, con tutte quelle analisi e quegli strumenti che servono appunto per rendere ancora più interconnessa la città insieme ai cittadini. I numeri del contratto del Comune di Tropea, ovviamente 9 anni di contratto, 1672 punti luce gestiti, 26 contatori che abbiamo già volturato, un valore contrattuale di 1.570.000 euro e un risparmio atteso maggiore del 65%. Ovviamente, come dicevamo prima, l'utilizzo del 100% di energia verde, il 100% di punti luce riqualificati a LED e il 100% dei quadri elettrici telecontrollati. Oltre a questa serie di attività che prenderanno, che hanno già preso piede dal primo giorno di servizio, ci sarà da subito anche la sostituzione di quei sostegni a manolate e vetusti per 55 unità, la sostituzione integrale dei quadri elettrici per 11 unità e l'adeguamento degli altri presenti sul territorio per mezzo di sostituzione di componentistica interna. E poi abbiamo la sostituzione di 4 km di linea a basso isolamento, che sia aerea o interrata, secondo poi l'esigenza ovviamente dell'amministrazione. Questo comporterà ovviamente tutta una serie di benefici anche a livello ambientale, di minore emissioni di CO2 in aria, che praticamente sono assimilabili a 500.000 kWh annui, che sono praticamente come 6.700 alberi piantati sul Comune di Tropea nell'arco del contratto, e sono circa 150 tonnellate di CO2 all'anno in meno
che vengono emesse nell'atmosfera di Tropea, che essendo un comune turistico, immagino, come diceva il sindaco prima, la qualità dell'aria, il monitoraggio dell'aria, dell'ambiente è uno dei punti cardine di questa amministrazione. Ovviamente la convenzione Consip nel suo diciamo insieme risponde ai requisiti dei criteri ambientali minimi sia per gli apparecchi e le esigenze luminose col decreto ministeriale 2017 e sia per i CAM servizi col decreto ministeriale 2018. Questi infine, e non per ultimo, sono i contatti e i canali che l'azienda mette a disposizione della cittadinanza per le segnalazioni guasto, per qualsiasi tipo di intervento, ovviamente inerente alla pubblica illuminazione. C'è un numero verde, come abbiamo detto prima, attivo H24, c'è una casella mail dedicata al Comune di Tropea con segnalazioni.tropea@citygreenlight.com e in ultimo, ma veramente molto importante, è un'app che abbiamo sviluppato proprio quest'anno per il servizio Luce 4 che abbiamo già, di cui abbiamo già dotato il Comune delle prime diciamo, adesioni, e chiediamo all'ufficio di farsi carico, tra virgolette, di pubblicizzare anche a voi questa app, perché ci consente di avere un contatto diretto con i cittadini, di sgravare gli uffici tecnici anche da quello che è un'operazione di filtro delle segnalazioni che gioco forse si dovranno trovare a fare nei primi mesi di servizio. E quindi è molto importante che tutta la cittadinanza scarichi gratuitamente questa app, perché consente al singolo cittadino di monitorare la propria segnalazione dal punto di chiamata, quindi dal momento in cui si emette la chiamata fino al momento della risoluzione stessa, dal proprio smartphone, dal proprio computer, seduto da casa. Quindi questi sono i canali che noi rendiamo disponibili dal Comune per appunto avvicinarci ancora di più alla cittadinanza e quindi rendere il servizio di pubblica illuminazione sempre più interconnesso tra il Comune e i cittadini. Grazie a tutti. Ora abbiamo un po' di foto, come diceva prima l'ingegnere Valerio, dei primissimi interventi che abbiamo messo in atto in questi giorni. Abbiamo fatto qualche ripresa video. Le foto ovviamente a sinistra sono la situazione pre-efficientamento con le vecchie lampe da scarica, la situazione nuova, questi sono i primissimi interventi, le strade di periferia abbiamo attenzionato con le nuove sorgenti LED. Come vedete la differenza di impatto è netta, sparisce quel giallo che ormai non ha più nessun tipo, non risponde più a nessuna normativa, e c'è una luce, permettetemi di dire, un po' più rilassante del LED, no? Un po' più penetrante in profondità. Ovviamente ecco, sono tutte strade di periferia, però danno effettivamente l'idea di come sia migliorata la visibilità anche in termini di sicurezza nelle strade periferiche. Questa è una ripresa aerea di un vialone nel pre e post. E questo, chiedo scusa, sono saltato, questo è un breve video degli interventi già eseguiti, quindi oltre alle foto abbiamo fatto anche un brevissimo video promozionale delle attività che metteremo in campo. Ok, io ho finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Se ci sono domande, siamo qui a disposizione vostra. Buon lavoro. Siamo stati, grazie. Quali zone dove sono stati gli interventi? Quali sono?
sono per il momento le zone periferiche, zona portuale, diciamo, e Vialoni, sì. Si vedono proprio già le armature nuove che sono già installate, ma ci siamo limitati per il momento, in vista comunque anche il periodo festivo, a limitare le operazioni anche di lavorazioni in campo, quindi anche di servizi eventuali o... Dovreste impiantare... No, dobbiamo solamente sostituire il corpo illuminante, per cui diciamo che noi sulla sede stradale diciamo occupiamo ben poco, però appunto per evitare interferenze con il flusso veicolare, con i turisti, stiamo cercando un po' di minimizzare per questi giorni festivi gli interventi che riprenderanno subito dopo le festività natalizie. Lascio la parola al sindaco, sì, per la chiusura. No, sì, il primo intervento l'abbiamo, quindi ci siamo concentrati sulla periferia, anche perché per motivi oggettivi legati al Natale non era pensabile intervenire nel centro storico. Peraltro stiamo avendo qualche problemino, c'è e quindi viene gestito veramente in tempi rapidissimi, però bisognava pure partire, quindi abbiamo deciso di partire. Diceva Antonio, la prima fase dell'intervento è limitata ai corpi illuminanti, poi come da convenzione verranno sostituiti un numero di pali 55, gli altri ovviamente, ne parlavamo stamattina, verranno comunque resi manutenuti, quindi se necessiteranno di pittura semplice, pitturazione, diversamente comunque sia l'amministrazione provvederà imputando poi le somme, ovviamente non alla convenzione ma altri capitoli che abbiamo sulla di bilancio. Cioè, quello che è certo, per maggio gli impianti saranno all'altezza di una città che dal respiro internazionale quale vuole essere Tropea, quindi non vogliamo più avere problemi, chiamate giornaliere, per non dire a orarie sul criticità agli impianti, giammai situazioni di pericolo che si potrebbero poi trasformare in attentati veri e propri alla pubblica incolumità di persone. Ad oggi fortunatamente non è successo mai nulla, ma la situazione veramente di fatiscenza degli impianti era oltremodo evidente e preoccupante. Quindi contiamo per maggio, immagino, di essere efficienti al 100% per quanto riguarda la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Mi pare che... No. Quindi il contratto di 9 anni, in che cosa consiste tutto questo tempo? Vorrei capire se entro maggio viene completato il lavoro. La manutenzione, ma poi loro diventano i nostri fornitori. Loro sono i fornitori, quindi loro praticamente... Sì, no, anziché pagare un manutentore ordinario e straordinario e pagare il fornitore, noi avremo un unico interlocutore che sarà City Green Light. Questo comporta anche dei benefici, che uno tra tutti è evitare che per esempio il comune possa andare in come si chiama tecnicamente, in salvaguardia, che significa andare sotto strozzo sostanzialmente. Quindi casomai, se dovesse succedere una cosa del genere, il nostro partner ovviamente solleciterà giustamente i pagamenti, però questo non determinerà un passaggio dell'amministrazione di salvaguardia, cosa che in passato per questo comune ha avuto effetti devastanti. Abbiamo trovato una situazione di questo genere con costi aumentati di circa 50-60, forse anche più in termini percentuali rispetto a quella che era la bolletta. Quindi è una cosa vergognosa, che purtroppo qua lo Stato si dovrebbe interrogare su questa procedura vergognosa che ha messo in ginocchio tante amministrazioni comunali. E un'altra cosa... Dai video si vedeva, Antonio parlava di luce gialla, no, la luce sarà una luce naturale, non è una luce fredda, una luce armonizzata a quelle che sono le caratteristiche di un borgo, dei nostri borghi. Quindi il giallo è andato scomparendo, sta andando scomparendo, anche su indicazione delle sovrintendenze, a favore della luce naturale, che non è luce fredda, quindi non commettiamo questo errore stupido. Quindi interpretate, quindi la luce no, è la luce solare. E va bene, quindi
Se non ci sono altre domande, non so se il nostro grande ingegnere Scordo ha da aggiungere, ma è grande perché purtroppo quello che sta passando per amore della nostra città, ma questo ne parleremo in un'altra occasione, insomma, ormai pure lui ha lasciato tutto, sta seguendo, ha lasciato casa, famiglia e studio. Avete detto tutto e sono contento di quello che avete detto e penso di informarmi alla propria sì, sì, sì. La cosa che mi compiace è che abbiamo creato il cittadino attivo, perché grazie a loro e a queste app che sembrano un po' difficili, però poi alla fine sono semplicissime, il cittadino può essere proprio fase attiva. Da quando saremo a regime, da maggio, giugno, quando loro sistemeranno l'impianto, perché non succeda l'imprevisto che viene segnalato e poi risolto dopo settimane, dopo mesi. L'immediatezza, loro sono veramente puntuali e questa è la cosa che ci compiace di più come uffici, ecco. Interlocuzione diretta, peraltro i lampioni saranno dati in QR code, quindi nel momento in cui c'è un problema l'utente fotografa il QR code, quindi arriva la segnalazione puntuale e precisa, il gestore sa che quello è il lampione, quella è la problematica, quindi sa già dove mettere mano, quindi evitare dove si trova, che via è, che via non è, quindi in tempo quasi reale la problematica, se non è di complessa, viene risolta. Io sono in cerca di lavoro, sto cercando un lavoro. Un'altra cosa molto importante che il sindaco ha dimenticato, ma giustamente perché ne fa tante, e negli ultimi consigli abbiamo approvato anche delle importanti regolamentazioni sul risparmio energetico e sull'efficientamento energetico del comune, e questo ci instrada a poter proprio mettere in atto quelle che sono le indicazioni del consiglio comunale, che ci dice Città Green è sempre più a misura. Vorremmo, cioè, l'obiettivo nostro di tutta l'amministrazione, degli uffici, è quello di diventare iniziare a coltivare, intanto praticare, quindi al di là dei buoni propositi, con le pratiche amministrative, ecco, azioni a tutela dell'ambiente. Noi facciamo parte di due organismi, cioè abbiamo due riconoscimenti molto importanti che ci impongono questo, quindi vogliamo, come ho detto prima, praticarlo, cioè oltre a parlarne vogliamo anche essere concreti e quindi a migliorarci, essere anche, se vogliamo, un modello di città verde, green, vista la problematica ambientale che tutti conosciamo, quindi che viviamo anche noi, l'erosione costiera, insomma, forse è uno dei problemi che noi comprendiamo meglio, conosciamo meglio, che è figlia di quello che è forse il disastro ambientale provocato dall'uomo negli ultimi 50 anni, quindi andiamo avanti in questa strada, siamo convinti sia la strada corretta, quindi vedremo, sono convinto, i benefici di questo intervento nel giro di qualche mese. Già, insomma, la situazione fotografata rappresenta, abbiamo avuto riscontri molto positivi da parte degli utenti che finalmente dicono Fiat Lux, insomma, è arrivata la luce anche qui, quindi siamo soddisfatti di questo intervento, di aver colto l'opportunità che ci è stata offerta dal Ministero dell'Economia attraverso questa gara internazionale che è vinta da City Green Light e che spero, insomma, ci inserisca tra i comuni. Noi sappiamo benissimo di essere un piccolo comune, ma sicuramente siamo un comune di valore che può dare valore all'azienda che ci cura, quindi può essere anche per loro un motivo e momento di orgoglio di annoverarci nel proprio portafoglio clienti. Grazie mille. Grazie a tutti.